One, two. Uno, due. Io la so. Bene, buona serata a tutti, buona giornata a tutti e diamo il via. Ecco, questo, si è perso il cane, no? Allora, intanto io do il benvenuto a tutti. Questa manifestazione è veramente meravigliosa, eccezionale. Sono tutti proprietari di cani, sì o no? Sì, avete già gareggiato, dovete gareggiare, non gareggia per niente. Sono spettacolo, perché il suo è un testardo tremendo. Cioè, il mio non potrei mai portarlo qua perché faremmo un casino allucinante. Avremmo chiuso col salone. Bene, allora, io devo dire che ci abbiamo da adesso uno show particolare, grazie a Enci che ha raccolto qui non solo la gara, la competizione, ma anche il best in show, lo chiamiamo così, e cioè il dog show. Perché tutti quelli che vi presenterò da adesso in poi fanno delle cose spettacolari, eccezionali. E allora, per dare il via a questa ora di spettacolo, questa ora di, come si può dire, di meraviglia a quattro zampe. Sì, i nostri amici a quattro zampe sono pronti per farci vedere differenti specialità in cui possono essere addestrati, per cui siamo pronti per questo. Siamo pronti e diamo via alla prima esibizione, e c'è una gara di fly ball. Io vedo che ci sono, è giusto, fly ball. Perché? Perché c'è una pallina, questa, posso farla vedere? Vedi com'è attento, hai capito? Qual è il più, quella è più, com'è? La classica pallina da tennis, insomma. E la gara è una gara semplicissima. Adesso lo facciamo come esibizione, ma in realtà questa è una vera e propria gara di velocità, di abilità, di agilità. Che cosa succede? Succede semplicemente che il cane parte da questa parte, arriva, fa tutti i salti, arriva dove c'è quel signore in blu e dove c'è quella cassetta. All'interno di quella cassetta c'è una pallina. Il cane deve prendere, deve schiaccia la pedana, prende la pallina al volo, e questo deve prendere la pallina al volo, ed è questo il nome fly ball. Questa è la specialità. Lui è già eccezionale, è pronto, ha visto la pallina, ha capito che siamo vicinissimi. Bene, una volta che torna qui si dà, parte l'altro cane. In teoria scambiano su quei due paletti. Benissimo. Allora, devo dire che il primo ad esibirsi, il cane è Matilda. Sì. Attenzione, prego, l'avvocato Grosso è desiderato al ring d'onore. Grazie, l'avvocato Grosso al ring d'onore. Hai atteso dall'assessore di Moncalieri, grazie. Bene, allora, assessore, salve. Allora, devo dire che il primo, sì. I primi ce li ho qua. Non Minifi, Matilda mi avevano detto. Ah, allora, l'unica cosa che dovevano fare è mettermi in ordine, non sono riuscito a... Allora, quindi, Mini è gestita da Gaetano, se non sbaglio, e Fibi, vediamo un po', da Angela. Eccoli qua. Allora, i primi due sono questi, per cui, quello che voglio capire bene, Fibi aspetta che Mini... Allora, no, Fibi, ecco, Fibi. Quindi, Mini aspetta che Fibi vada là, prenda la pallina al volo, torna indietro e solo in quel momento parte lui, che arriverà là, prende la pallina al volo e torna indietro. Benissimo. Allora, Angela che accompagna Fibi, Gaetano che accompagna Minni. Allora, stiamo per partire. Devo dire che c'è una preparazione, una tensione incredibile. C'è Fibi che ha uno sguardo incredibile. Non vede l'ora di partire. Uno, due, tre. Vai, via, partita! E allora Fibi deve fare il primo salto, il secondo, il terzo salto, schiaccia, prende la pallina a volo, non l'ho neanche vista muoversi. Bene, primo scambio, è ripartito Minni, Gaetano lo segue, prende al volo la palla, due, tre, quattro salti, velocissimo. Facciamo un applauso perché sono veramente eccezionali, complimenti. Non lo so se lo fanno ancora una volta.
Allora, adesso invece torniamo. Lo rifacciamo dopo. Adesso invece i prossimi due cani. Come? Adesso quattro cani. E sono Matilda, Angel, Jojo e Blu. Mi sbaglio? Quindi salta Ettore. Dopo. Allora, nell'ordine sono Angel. Certo che avete. Bene, allora, devo dire, mi sono perso. Allora, il primo a partire è Angel, che è lei. Poi ci sta Matilda, Blu e Jojo. Non ci arriverò mai, perché me ne ha messa. Aspetta che me li metto in ordine. Allora, dimmi chi parte per prima. Allora, Angel prima, poi Matilda, Blu e Jojo. Allora, quindi diciamo questo, che parte Angel accompagnata da Gianfranco, poi ci sta Matilda accompagnata da Gabriella, Blu da Jacqueline e Jojo da Lina. Allora, io mi sposto assolutamente, starò a 10 metri di distanza. Allora, Angel è prontissimo. Siamo pronti? Angel, Gianfranco lo prepara, sta cercando, ammolla un motorino veloce. Angel, primo, devo dire che è una velocità incredibile. Eccolo qua, scambiano precisamente allo, eccolo qua, è partito terzo, è Blu, Jacqueline sta incitando Blu e per ultimo velocità Jojo si prende con calma, ecco, e dice: mamma mia, che me ne frega di correre così tanto. Devo dire che vale, bravissimi, complimenti. Un applauso grande a, in ordine, Angel, Matilda, Blu e Jojo. Bene, a questo punto Ettore, sì, Ettore, cioè, ma è Ettore accompagnato da Angela. Allora, che cosa farà Ettore? La stessa cosa, ma da solo, perché se li mangia tutti e quattro... Senti, da quanti anni fai flyball? 3 anni. Come Ettore, com'è? Molto vivace. E velocissimo? Moltissimo. Non vediamo l'ora di vederti all'opera. Bene, allora, in pedana, così si può anche dire, Ettore. Mi sembra, Ettore, mi sembra così calmo. Lui dice: ma che me ne frega della pallina? Ah, no, no, guarda come tira, eh. Ah, basta arrivare in pedana, basta vedere la pallina prepararsi. Quindi da solo. Allora, Angela. E poi facciamo il gruppo, va bene. Allora, Ettore, Ettore è pronto, c'ha un'eleganza eccezionale, non respira Ettore, c'è la... è partito, Ettore è partito, prima, seconda, terza, quarta, prende al volo la pallina, torna indietro, Ettore è bravissimo. Un applauso grande, non lo fanno più, io lo sapevo, non lo beccano più, sì, non lo beccano più neanche a morire. E lui fa il giri, che gliene frega, non si fa prendere neanche, è il più furbo di tutti, io lo sapevo che c'era una faccia furba. Ecco, va lì, prende un'altra pallina, sì, la molla, eccolo. No. E Angela, cioè tutte le volte che fly ball, la tua gara dura un po' di più degli altri, insomma. Adesso ho capito perché l'hai fatto gareggiare da solo. Ecco, lo chiamano, ma è mica scemo questo. Lo chiamano Ettore e dice: ma io non ci penso minimamente ad avvicinarmi. Ettore, bravo, non farti prendere. Guarda, guarda, li prende in giro tutti. Bravo Ettore. Sì, sono Ettore. Sì, Ettore, sì, ciao Ettore. Va bene. Ettore non ha capito che a un certo punto la pallina deve mollarla. Infatti è l'istinto predatorio molto accentuato, anche il riporto, per cui stanno giocando. Sì. No, certo, assolutamente. Dai, Ettorino. Preso. Vabbè. Allora, brava Angela. Angela, lui è addestrato al riporto, sì. Va bene, adesso c'è un'altra esibizione. Quanti cani, sempre quattro, sono i cani di prima? Ecco, invece di Gio Cettore, che immagino chiuderà la fila, non cioè, scusa, immagino che sia il quarto, o no? Sì,
non mi risponde nessuno. Sì, è Ettore per 4, perché sennò finiamo domani, capito? Va bene. Allora, attenzione, quindi parte Angel, sarà Matilda come secondo, Blu terzo, Ettore come quarto. Allora, sono tutti pronti. Devo dire che sono velocissimi, non sfiorano neanche gli ostacoli. Sono pronti. È caricata molla, pronto Angel. Via! È partito Angel. È partito, sì. È a una velocità... Ma questo va benissimo. Ha una velocità eccezionale. Lascia e cambia con Matilda. Devo dire che Matilda non sfiora quasi il terreno. Terzo è Blu, che salta, prende la pallina al volo. Ettore è velocissimo ed è lui che salta in questo momento, prende la pallina, torna indietro e vediamo se riuscirà a fermarsi. No, non si ferma neanche.